Mara Fasone è sempre più la protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver mandato a casa 15 corteggiatori, la tronista siciliana è finita nel mirino del web per il passato da corteggiatrice di cui, finora, non ha mai parlato. Prima di salire sul trono di Uomini e Donne, infatti, Mara ha corteggiato Francesco Monte che poi scelse Trisanna Pugliese. L'argomento è stato al centro dell'ultima registrazione del Trono Classico dove Lorenzo Riccardi ha stuzzicato la collega, come scrive il vicolo delle News, tirando fuori proprio il suo passato da corteggiatrice. A replicare a Lorenzo, però, non è stata Mara, ma Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato che, all'epoca, la Fasone era una ragazzina e che, sicuramente, era diversa dalla donna che è oggi. Quella che sta cercando l'amore in TV è una donna matura, decisa e sicura di quello che vuole. Il sogno della siciliana è trovare un uomo con cui dare vita ad una storia importante pensando alla possibilità di una famiglia. Mara Fasone pazza di Andrea Dal Corso? Quando ha accettato il trono di Uomini e Donne, Mara Fasone lo ha fatto sognando di vivere una favola d'amore già vista in altre edizioni del programma come quella di Rosa Perrotta che il prossimo anno convolerà a nozze con Pietro Tartaglione. Chi, tra i corteggiatori, conquisterà il cuore della bella siciliana? Al momento, in pole c'è Andrea Dal Corso. L'ex tentatore di Temptation Island è arrivato in studio su richiesta della stessa Mara che ha ammesso di essere interessata a lui. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.